Giulia Lamberti, attrice protagonista del corto Veronica non sa fumare, e quest'oggi parli anche a nome della regista, di Chiara Marotta. In breve, la storia che racconta questo corto e quanto è importante per voi partecipare adesso, gareggiare nel corso del Gran Galà del cinema e della fiction in Campania. È molto importante, sicuramente è una grande soddisfazione. Questo corto si focalizza sul potere delle scelte, sulla volontà nel perseguire alcune scelte che possono anche far male. La protagonista infatti fa delle scelte che la portano a vivere delle esperienze di vita totalmente diverse. Sei molto giovane, ecco, e quanto è importante per voi, no? Mettervi in risalto, grazie soprattutto a gala come questi, e quindi dare valore anche ai giovani talenti del territorio in tema di cinema. Sì, è molto importante, infatti siamo felici di partecipare a queste grandi manifestazioni del cinema.